Salve a tutti, Watch Ikebari, e benvenuti in questo nuovo episodio del The Cartoon Show. Ho deciso di fare la recensione di un cartone animato che ha avuto notevole successo in tutto il mondo, specialmente più nei social, ma non so bene se avete visto tutti gli episodi completi. Gravity Falls, creato da Alex Hirsch, con in tutto 2 stagioni, ed è uscito per la prima volta nel 2012 e si è concluso nel 2016. A prima vista sembra che si tratta di un cartone della Cartoon Network. Guardate bene il design dei personaggi, anche la grafica del cartone ricorda molto quel mondo, ma in realtà non è così. Gravity Falls è della Disney. Il problema è che non ha per niente roba disneyana al suo interno, perché non ce l'ha, non lo so ragazzi, ma è Disney? Ok, allora di che si tratta? La serie parla di Dipper e Mabel, che sono 2 gemelli, 12 anni, che per vacanze estive vengono mandati dai loro genitori, dal loro prozio Stanford Stan Pites, gestore di una trappola per turisti nota come il Regno del Mistero. Lì i 2 gemelli stringono amicizia con Sauce e Wendy, che sono appunto i 2 lavoratori del suo negozio, e diciamo che man mano che i episodi vanno avanti scopriranno, specialmente Dipper, che Gravity Falls è pieno di misteri straordinari o addirittura inquietanti. Infatti a un certo punto Dipper trova un diario e, come dire, si inizia la ricerca di questi mostri spettrali, elfi, gnomi, licantropi, scheletri, mummie e tantissimi altri, forse addirittura lo Slenderman, ce n'è di tanti. Parlando un attimo dei personaggi, Dipper è il protagonista della serie, come dire, mi è sempre piaciuto. Diciamo che lui è un ragazzino ma ha anche un comportamento più maturo, ma a volte si lascia trasportare dall'ansia, è intelligente ma spesso ha paura, ma mi piace. Lui ha una sorella che è Mabel e insieme affrontano molte avventure, solo che entrambi un po' litigano, si danno fastidio. Mabel è un personaggio che molta gente disprezza, tanti la considero rompiscatole, noiosa, pallosa, ma io sinceramente non so, guardando gli episodi non mi è sembrata proprio orribile come personaggio. Oddio sì, a volte è fastidiosa, ma considerarla un personaggio di merda non mi sembra proprio bello, diciamo. Comunque, loro sono i nipoti di Stan, come già spiegato è questo uomo che ha il negozio del Regno del Mistero, che infatti tutte le cianfrusaglie che sono interno sono tutte false, capito? Ecco, Stan è un personaggio che comunque man mano che episodi vanno avanti diventa sempre più interessante, solo che all'inizio è un po' antipatico, scontroso, rompiscatole, pensa solamente a se stesso, tratta male il povero Dipper, ma comunque, cioè, alla fine è un bel personaggio ed è anche uno dei più conosciuti e passa il tempo sulla poltrona. Degli altri personaggi secondari abbiamo, c'è Wendy, che lei non si vede sempre nella serie, però mi piace questa qua che è molto figa con questo cappello epico, e lei è anche l'interesse amoroso di Dipper, solo che ovviamente loro due non possono stare insieme perché Dipper ha 12 anni mentre Wendy ne ha tipo 18, giusto? Sì, vabbè. E infine abbiamo Sauce, che è un amico dei protagonisti, lavora molto nel negozio del Regno del Mistero, simpatico, però, come dire, non è proprio un personaggio importantissimo. Lo dico subito che la prima volta che ho visto Gravity Falls, devo ammettere che all'inizio dicevo, oh, c'è una cosa, è un po' interessante, però non so se andrà avanti, non è che poi diventa un po' palloso? E invece non è stato così. Ho guardato tutta quanta la prima stagione con grande interesse e mi è piaciuto. Solo che, in realtà, visto che si tratta della Disney, qualcuno potrebbe pensare che sia pieno di canzoncine, colorato, simpatico, invece no. È drammatico, inquietante, creepy, strano, e il tutto lo rende perfetto. Gravity Falls nel 2015 ha ricevuto addirittura un Annie Award come miglior produzione televisiva animata. Parlando dei cattivi, nella prima stagione abbiamo Gideon, questo bambinetto nano, vanitoso, rompiballe, che dà sempre fastidio a tutti quanti. Bah, come dire,
non mi è mai piaciuto. È un rivale di Stan, Gideon è perfido. Guardate un po', cioè, lo vedete? Le sberle. Ma in realtà il vero nemico di Gravity Falls è Bill Cipher. Bill Cipher. Non mi ricordo la pronuncia, scusate. Che è un illuminato. Vabbè, una patatina triangolare. Che posso dire di Bill Cipher? Beh, è una creatura misteriosa, antica, folle, crudele. E si rivela essere il nemico di Gravity Falls solamente verso la seconda stagione. Appare nella prima, però non fa un cacchio, diciamo. Mi piace, è un villains davvero molto figo, potente, mastodontico, che potrebbe addirittura battere Thanos in un secondo, diciamolo. Ma è figo lo stesso. Sì, Gravity Falls è un programma televisivo Disney che merita assolutamente la visione, mi piace molto, però diciamo che la parte figa arriva solamente verso gli ultimi episodi della season 2, perché nella prima i personaggi affrontano nemici, devono appunto scoprire i misteri del diario, è un po' troppo ripetitivo alcune volte, ma mi piace lo stesso. Il rapporto dei personaggi è anche interessante, ma mi dispiace che la maggior parte di volte prendono tutti quanti in giro il povero Dipper, poverino, è una vittima, ma per il resto, sì, sono comunque molto molto fighi tutti quanti, anche sinceramente avrei preferito vedere un po' di più altri personaggi secondari. Comunque ragazzi, lo dico, sicuramente c'è altro da dire su Gravity Falls, perché è ricco di roba, ma preferisco non fare una recensione da 40 minuti perché potrei rivelarvi tantissimi spoiler. E non è che tutti quanti l'hanno visto, ovviamente. Io le mie reviews le faccio così corte perché almeno non dico tutto, 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 così almeno vi potete godere il cartone animato. Ragazzi, io non so più che altro dire. Molta gente è dispiaciuta che sia finita, perché infatti ha avuto un buon successo. Ma non lo so, ragazzi. Forse ci sarà uno spin-off. O un seguito strano prossimamente. Tutto è possibile. Bisogna vedere che cosa deciderà il creatore, Alex Hirsch. E bene, questo è tutto per la mia recensione di Gravity Falls della Disney. Spero vi sia piaciuta. Ditemi nei commenti se l'avete già visto. E ciao ciao!